Ciao, oggi vediamo insieme l'importanza dei riff, ossia delle strutture ritmiche che vengono ripetute nel tempo. Non sono assolutamente una prerogativa del jazz, ma anzi sono molto utilizzati anche nel rock, no? Pensiamo ai riff di chitarra, ma io sinceramente penso che al di là si può chiamare riff, si può chiamare in un altro modo, ma l'idea di ripetere una certa figurazione, principalmente a livello ritmico nel tempo, in realtà è una cosa che appartiene praticamente ad ogni tipo di musica. È una cosa molto importante, secondo me, da fare, ma non tanto a livello solamente didattico, ma diciamo un elemento che inseriamo nella musica per creare anche qualcosa a cui agganciarsi, no? Vi faccio un esempio. Per comodità, adesso suoniamo un blues, che è qualcosa di semplice, no? Per esempio, sono un blues in si bemolle. Se io sono un blues in questo modo, che è una cosa che non bisogna fare. Non si capiscono le frasi. È tutto ammucchiato, diciamo così, no? È tutto. Non c'è punteggiatura, anche se in realtà quelle frasi sugli accordi avrebbero anche potuto avere un senso. Quindi la prima cosa da fare è creare delle frasi che abbiano delle pause fra loro. E da un certo punto possiamo prendere qualcosa che funziona nel nostro fraseggio ed utilizzarlo a mo' di riff. Per esempio, adesso però cambio le note. Cambio riff. Ancora. Lo cambio nel tempo. Eccetera. Per esempio, io nel primo nell'altro vlog ho utilizzato questo riff qui, no? Eccetera. Che tra l'altro un riff che probabilmente sarà presente in chissà quanti brani, ma se noi pensiamo anche. Spengo un attimo il metronomo, se no ci manda fuori di testa. Se noi pensiamo anche ai temi, no? Che ne so, Tenor Madness. Questo è un riff, o non so, Blue Monk. Ripetizione, bye bye da da, riassunto. Questa è anche una cosa a cui possiamo pensare. Prima frase, seconda frase che fa parte sempre dello stesso riff, ma che è di risposta alla prima, e riassunto finale. Adesso lo sto facendo sul blues perché ha una struttura più semplice, ma possiamo farlo su qualsiasi cosa, no? Per esempio, faccio la stessa cosa su All the things you are. Provo a cercare un riff che possa funzionare, una ripetizione ritmica. Grazie.
qualcosa di più adatto, vediamo un po', più essenziale. Utilizzarlo, poi è normale, adesso sto studiando anch'io insieme a voi, è normale studiando cadere male, però in questo modo secondo me la cosa positiva è che creiamo qualcosa a cui agganciarsi, è importante anche secondo me nell'ascoltatore, cioè a volte forse noi che suoniamo jazz facciamo delle cose un po' troppo connesse, forse un po' incomprensibili, no? Invece, per esempio, se ascoltiamo un qualsiasi disco di Basie, Dexter, Rollins, ma chiunque, pur facendo cose complesse, in realtà c'è molta logica, c'è molto, c'è sempre qualcosa a cui aggrapparsi, no? Quindi questa è una cosa importante, secondo me, da fare abbastanza regolarmente. Ho fatto caso poi ultimamente che una cosa che faccio sempre è trascrivere i soli a orecchio dai dischi. C'è quasi sempre un utilizzo di, possiamo chiamarlo riff, possiamo chiamare idee ritmiche ripetute durante il solo, possiamo chiamarlo in vari modi, però è un aspetto che c'è sempre, quindi è importante non trascurarlo e che può dare secondo me molta unità al nostro fraseggio.